Non cessate mai di pregare. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, verso 17. Comunione con Dio. Ci sono frasi nella parola di Dio che a volte sembrano incomprensibili o troppo esasperate per poterle mettere in pratica. Quando l'Apostolo Paolo ci dice di non cessare mai di pregare, sembrerebbe quasi che dobbiamo stare tutto il tempo della nostra vita in preghiera, in ginocchio, per chiedere a Dio quello di cui abbiamo bisogno. Sempre con gli occhi chiusi, per non perdere la concentrazione, sempre con le mani giunte, perché così ci è stato insegnato. Forse non è proprio così. E allora, cosa significa questa frase? Il significato va ricercato nella vita cristiana che ciascuno di noi ha deciso di vivere nella presenza di Dio. Non cessare mai di pregare significa non smettere mai di essere in comunione con Dio, nel senso che mai possiamo ritenerci sufficienti senza il suo aiuto e la sua protezione. Il cristiano sa che tutto è nelle mani del Signore e che ogni cosa è sotto la sua giurisdizione. Riconoscerlo nella propria vita vuol dire accettarlo come creatore e Signore di ogni cosa che ci circonda. Avere comunione con Lui, quindi, vuol dire farlo partecipe di tutta la nostra vita, per potergli confidare ogni minima ansia del nostro cuore e ricevere sempre l'aiuto necessario.